Insediato dal ministro Fanfani, il nuovo consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Il ministro annuncia la prossima attuazione del provvedimento che consentirà sensibili migliorie nelle prestazioni agli infortunati. Risponde il nuovo presidente onorevole Renato Morelli, che dopo di aver accennato alle tradizioni dell'istituto illustra il suo prossimo programma di attività. Roma, piazza Esedra. Mutilati e grandi invalidi a comizio per un miglioramento delle loro condizioni di vita. Non essendo parsa soddisfacente la risposta del governo, un corteo si è formato diretto al Viminale. Avviene uno scontro con la polizia. Il bilancio sarà 6 feriti tra gli invalidi, 7 tra le forze di polizia. Inghilterra. Il comando costiero capta un SOS dal Medio Atlantico. Un battello di esplorazione meteorologica chiede di urgenza un radiolocalizzatore. Un Lancaster tenterà di superare nell'aria le difficoltà di navigazione che il battello non riesce a superare sulle acque. Deve compiere 600 miglia di volo sopra un Atlantico in tempesta. La nave in pericolo è finalmente avvistata. Da più di 3 ore il Lancaster le stringeva sopra la cieca un girotondo esplorativo. Avvolto in un impermeabile sospeso alla candida cupoletta del paracadute, il radar scende sul ponte della nave. A buon rendere, radiotelegrafa questa, ma il Lancaster sta già percorrendo la rotta del ritorno.